One Podcast. Il doodle di Radio Capital. Oggi, 25 settembre, compie 55 anni un attore che negli anni zero è stato definito il più potente di Hollywood, Will Smith. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e insegna. Attore e produttore, ha iniziato la propria carriera come cantante hip hop nel duo DJ Jazzy Jeff and The Fresh Prince e negli ultimi tre decenni non ha mai smesso di conquistare le nuove generazioni. Nel 1990, poco più che ventenne, Will Smith emerge come stella della TV con la sitcom Willy, il principe di Bel-Air, che per sei stagioni porta nei salotti di tutto il mondo le sue celebri smorfie e l'instancabile parlantina. Ehi, hey, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capovolta sotto sopra sia finita. Seduto su due piedi, qui con te, ti parlerò di Willy, superfico di Bel-Air. A metà anni 90 arriva anche il successo sul grande schermo, prima con Bad Boys e poi con i blockbuster d'azione Independence Day e Men in Black. Raggiunta la maturità, nel nuovo millennio Smith regala ottime prove drammatiche con Ali, la biografia di Cassius Clay. Sarò il campione della gente, non c'è dubbio. Però non farò il campione come voi volete che faccia il campione, io farò il campione come voglio io. E recitando accanto al figlio Jade, ancora bambino, ne La ricerca della felicità di Gabriele Muccino. Posso dire una cosa? Sono il tipo di persona che se mi fate una domanda e non so qual è la risposta, vi dico chiaro e tondo che non la so. Ma potete scommettere che so come trovarla una risposta. E che la troverò la risposta. Tutto perfetto fino alla cerimonia degli Oscar 2022, quando qualche minuto prima della vittoria per la sua interpretazione del padre e delle sorelle Williams in Una famiglia vincente, un brutto episodio oscura l'impeccabile carriera di Will Smith. Dopo l'infelice paragone del presentatore Chris Rock tra il personaggio di soldato Jane e sua moglie Jada, che ha la testa rasata a causa dell'alopecia, Smith si alza dalla poltrona, raggiunge il palco e colpisce il comico sul volto. Will Smith just smacked the shit out of me. Nonostante le scuse e le dimissioni, l'attore verrà bandito dagli Oscar ed escluso da qualsiasi evento dell'Academy fino al 2032. In tempi di politicamente corretto, lo star system non perdona e un solo istante di violenza può cancellare il successo di una vita. Era il doodle di Radio Capital a cura di Maurizio Rossato e Irene Noli.